Buonasera a tutti i pubblici di Subitalia, mance e mance di Subitalia, bentornati sulla merda dello schifo del fanale di White. Siamo tornati dopo mille anni con le nostre rotting tips con il mio amico Dario di Mestruophagist. Siamo stati un po' mega scrocco a casa mia. A scrocco a casa sua, sì, Cenino. Dai, io le interviste ultimamente le faccio a casa mia e offro tutto. Quando si fa video a casa tua offri te, che cazzo sono davvero. Che cazzo ci stai a fare? No, scherzo, da letto. Comunque, siamo tornati finalmente, come dicevo, le nostre routine tips. Era veramente un'era che non lo facevamo, ma ne sentivamo il bisogno, perché comunque siamo sempre contenti di consigliarvi roba marcerrima e marciosa. Abbiamo anche cambiato postazione, tra l'altro vi c'è la telecamera bellissima di Dario. Nuove tecniche tecnologiche, perché insomma si cresce comunque piano piano anche col canale, quindi si prova anche a fare cose nuove. Comunque il disco abbiamo messo, che non so neanche se si sentirà bene, ma comunque vabbè, se no dopo si alza. Sì, alzeremo dopo il disco che stiamo ascoltando. Sono Olocausto Cannibal. Gruppacciaccio, anch'io qualcosa gruppo di portoghese. Questo è Visceral Massacre nell'Orabiglia. È un CD di una decina di anni fa che presi a un concerto loro. Quante tracce ci sono in questo album? Una 9 milioni. 29. 29. No, comunque il gruppo dice portoghese, da che ho sento comunque fanno tracce di Grind, gore, nel senso la roba ci piace. Belli vestiti da dottori, live. Se ti ricordi c'era quel gruppo italiano che facevano gore anche loro, ma erano molto più marci. Sembra di Bologna, i Tuminus Adrea, non so se te lo ricordi. Sì. Ecco, loro erano veramente marci, marcelli, mi ricordo. Sì, poi c'era il cantante, era tipo 6 milioni di kill, era spettacolare. Tra l'altro mi ero deciso prima di dire, mancava il batterista, mi stavo quasi per proporre, bravo. Poi ho detto no, sì, ma che cacchio me lo fa fare. Comunque, Olocausto Cannibal, a tutti gli amanti del gore, ragazzi, cioè basta vedere anche la copertina, cioè che qui c'è. No, a parte non è neanche così tanto brutta. Una famigliola che. È dentro che c'è la tizia. È dentro che c'è. Che c'è una pompa sopra. Il marciume. Il marciume. Vabbè, comunque lo scalzo Cannibal con Visceral Massacre Memorabile. Comunque, partiamo subito con i nostri dischi che vogliamo consigliarvi. Io ho portato un vinilozzo, Dario, un gruppo che abbiamo avuto l'onore di rivedere il palco tempo fa. Persone veramente simpatiche, alla mano, marce nell'anima. E non starò tanto a girarci intorno, sto parlando dei Buffalo Grill con Grills. C'è la Grills, scusami, con Manzo Criminale, veramente un disco brutal grind, veramente esattamente ottima fattura, sono veramente cattivissimi. Quando suona, tra l'altro, il disco con loro è un verde vomito, che cacchio è, non lo so, tra l'altro non lo odio, è così invece, ma da me. Non si vede malissimo. Beh, ma chi se ne frega. Comunque, molto humor all'interno, un po' come le facciamo anche noi alla fine. Zero testi, ma con dei titoli tipo Dawson Creek. Sì, Forrest Grind, Delitto al Blue Grind, Vision Divine, Bufalismo, Sacro Scrofano. Insomma, veramente ragazzi, siete amanti comunque del Dead Grind fatto veramente a modino, veramente potente. Vi consiglio questo Manzo Criminale e anche il terzo album che è Martin Burger King, anche quello spettacolare come album, mi è piaciuto veramente un casino. Comunque, Buffalo Grills con Manzo Criminale. Poi andiamo avanti. Ora io qua ho uno splittino che mi ha regalato il mio amico Mortai, di fatto band che sono alquanto marce. Tra l'altro il titolo sto qua mi sembra era anche una canzone o un disco dei Sodom, o sbaglio, non mi ricordo. Non mi ricordo, comunque. Dovevo studiare prima perché sono un coglione. Comunque Outbreak of Evil, che è uno split di quattro band veramente marce, e vi faccio vedere l'interno. Questo è il, come cacchio è? Questo è il vinilozzino. Figo davvero, c'è questa immagine, bello, fregato, cioè proprio
per farvele vedere un po', cioè veramente veramente ganzo. Quattro band vi dicevo che sono Bestial Mockery, Nocturnal, Vomitor e Toxic Holocaust. Guardate che poi c'è, cioè, guarda come è fatto proprio, c'è una pagina e via. Una canzone a testa per tutti i gruppi. Bestial Mockery, mi sembra, stamattina non sono neanche più attivi oramai, fece l'ultimo album, mi sembra qualche anno fa, quello che si è split. Questo qua è del 2004, non ricordo, non mi ricordo sinceramente di che anno era, non lo so. Comunque, Bestial Mockery, che sono svedesi, che non sono neanche più attivi tra l'altro. Nocturnal, che io avevo già un album che si chiamava, non mi ricordo, non me lo ricordo, comunque anche loro dedicano una specie di thrash metal un po' insozzato, diciamo, dal black. Vomitor australiani, anche loro, buona badaglia, cioè, no, grazie, dai. Cioè, non si vede malissimo, comunque sono questi qua, sono vestiti con gli elmetti da guerra, che loro belli treccettoni, dettoni, insomma, un po' di... E Toxic Holocaust, che è un componente solo. Comunque, sì, un bello split, magari non è la roba più originale della vostra vita, ragazzi, però comunque un split veramente godibile. Quattro band comunque spaccano il culo, che hanno fatto uscire comunque degli album veramente spettacolari, a mio avviso. E comunque, se siete amanti del thrash metal, dello speed, insomma, se riuscite a recuperarlo, è molto difficile, ma se riuscite a recuperarlo, questo Outbreak of Evil fa per voi. Quindi, consigliato. Poi vado avanti, ho le ultime due cose io, come sempre, perché comunque dobbiamo essere abbastanza veloci. Vado avanti con i Black Witchery, secondo album del 2005. Black Witchery formati nel 99, diciamo che dal primo album, che avevo fatto vedere anche in un altro video, la formula è sempre la solita, comunque il solito Black Death sporcato un po' dal trash, queste ritmi sempre uguali, sta voce sempre cavernosa, alle volte ci si confonde un po' pezzi, sembrano quasi tutti uguali, ma io quando me li metto, per esempio, vado come un cinghiale, cioè, che chi se ne frega. E no, veramente un bell'album, comunque anche lì niente di originale, ma comunque Black Witch alla fine hanno inventato un modo di concepire l'extreme metal, un modo anche di apparire, diciamo. Quindi parecchi gruppi si sono ispirati anche a Black Witchery. Quindi, ragazzi, io sento di consigliarvelo a diritto questo album qua. Magari non il migliore, prendetevi il primo e secondo me il meglio. Ultimamente non so neanche se fanno ancora qualcosa a Black Witchery. Sapevo, era morto il chitarrista tempo fa, quindi non so se stiano facendo altre cose. E poi vado con l'ultimo album, che questo non è neanche mio, è di Elogendon, tra l'altro, che glielo regalai tempo fa, me lo sono rimesso stereo un po' di tempo fa anch'io. Veramente sdenga. Oh, sto parlando dei Catalepsy. Questa invece è una copertina veramente marcia. Tu non lo sai, marcia. Io li conosco di persona. Ah, li conosci di persona? Sono nato insieme. Sono russi loro. Sono russi. Sono veramente... belli, persone belle. Una maglietta, ma che fare? Ah, sì? Perché sì, è vero, mi sembra di mettere la vista anche volta alle prove la maglia di Catalepsy. Comunque, vabbè, gruppo veramente marcio, anche qui troviamo davanti a death, gore, tematiche molto, molto, molto gore. Questo è un EP, ve ne dico una, non so, tipo Necro Violated to Liquid, Consuming the Abyss, insomma, questo è veramente il marcio marcerrimo. E l'ultimo album è uscito nel 2016, non si sa più nulla, speriamo. Tra l'altro, se non mi ricordo male, in questo periodo qui facevano ancora roba un po' slemmettona. Sì, ma c'è, a parte poi, cioè, se mi senti come registrato, il microbiletto liquido è un pezzo slam. Sì, no, ma sì. Mega slemmettoni, a me comunque questo genere piace anche. Ultimamente mi sono anche rimesso a ascoltare tante cose slam, ho scoperto anche tanti gruppi nuovi slam che sono veramente uno spettacolo. Questo disco comunque è abbastanza vecchiotto, comunque è uscito 2007, 2006, non ricordo.
Non è ancora disco, è un EP questo qua, una decina d'anni fa. Comunque questo mega 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 consigliatissimo, ragazzi. E niente, io questo giro ho fatto veramente veloce, ma che con la Sharma ci metto 6 anni per fare le cose? Perché la Sharma per... spara cazzata. Ma non è vero, è proprio brava la Sharma, guarda, se non ci fosse lei non sarei... C'è anche troppo, la Sharma si è già stufata. Sei bella rotta coglioni, eh? Sì. Bella rotta coglioni. Vabbè, vai te, dai. Allora, tocca a me. Visto che io ti ho detto slam slam, parto dal mio primo e unico veramente marcio tips di oggi. Che tra l'altro hai acquistato un concerto dove c'era insieme. C'era anche la Sharuna, tra l'altro. Dead Wish dei Within Destruction. Si mette in faccia a Leon, lo mette a fuoco. Cose belle. Veramente che è l'ultimo loro. Sì, l'ultimo album uscito lo scorso. Molto del 2018, molto bello, Unicleader. Era tanto che non ascoltavo un gruppo del genere, appunto brutallone, però con tutte le parti slam, ma slam comunque fatto che non sembra un disco di 10 anni fa. Sì, comunque... slam con un senso, poi vabbè, loro sono ganzi anche dal vivo, sì, da sì, vedere, guardatevi i video perché i video spaccano, sono bellissimi. Sì. Però anche il disco è molto bello. No, poi quello mi ha sorpreso anche live debole. Sono molto, molto precisi, nel senso precisi. Sono. Cioè precisi, non hanno sbagliato una nota, non hanno sbagliato. Ma allo stesso tempo hanno molto molta verve. Questo era. Magari non c'è soltanto che dice sempre il No, poi c'è. Sono quelle parti. C'è parti per tutto. Però c'è delle parti ganze. Sono belle mescolate. Belle mescolate, sì, è vero. Poi io passo a una cosa un po' strana, perché mi è capitato di prendere un po' di CD, di vinili tutti insieme, e quindi te ne faccio dei passaggi, sempre della solita cricca qui di zona Toscani, e partiamo dal primo, che è degli Incoming Server Overdrive, e questo è il controverso, è il loro secondo. Io ho già recensito una volta un altro che vi dico dopo, e è bellissimo, molto più atmosferico, a metà strada tra i primi che erano più quasi matte e le parti più atmosferiche degli ultimi tempi, ma soprattutto è l'edizione più bella mai vista di un vinile. No, veramente uno spettacolo. Cioè, dovrebbe fargli una quintalata di stampe in serigrafia. Vinile rosso. Spettacolare veramente. Cartoline, e dentro c'è anche il CD poi. In fondo c'è anche il CD. C'è una cosa, una quintalata di cose. Questo comunque alla fine Malus, Natural Cat, gente in Italia ci tiene a queste produzioni, è veramente un cofanetto. Sì, comunque io delle volte mi stupisco e veramente vado a comprare i vinili che di gruppi comunque anche abbastanza grossi, e tipo vado a prendere e vedo che c'è soltanto il pezzo di carta, così non mettono niente, un cazzo dentro, no? Cazzo, devi fare una bella edizione, un bell'album, cioè quella è una bella edizione, cavolo. Cioè, se devo spendere anche un po' di più, preferisco avere un'edizione come quella lì. Ora, è un'edizione peggiore. Peggiore. Ma questo era l'altro disco che vi avevo recensito l'altra volta, che è Le Stelle dell'Incoming Server Overdrive, e l'ho ritirato fuori non tanto perché l'avevo già detto l'altra volta, ma perché questo qui, visto che io ne ho un'altra copia, a parte guardare qui, anche qui, vinile, il vinile sulle dita non si dovrebbe mai fare. Che cos'è, tipo violetto, rosso? È violetto. E questo Leon è tuo, te lo regalo. Perché me lo regali? Perché ho deciso di te lo regalo. Così in diretta me lo dici? Sì. No, grazie, cazzo. Ma sei pesissimo. Sei mega peso. Se non ti garba, ti attacca il no, col cazzo. Anche questo comunque, che cazzo di stampe facevano. Cazzo, sembra la sigla di Neonagenesis Evangelion quando iniziano ad essere tutte le note della cabala. Minchia, è figata. No, grazie davvero. Cioè, comunque a me Incoming piacevano, poi... mi sembra non facciano più niente adesso. No, ora sono perché ora c'ho il collegamento a quella. A questa roba qua. Comunque grazie, ti ringrazio veramente. Perché? Le Stelle, ragazzi, di Incoming Server Overdrive, veramente un bel pezzino. Ti ringrazio, Darietto, ti ringrazio. Guarda, quando mi fai questi regali vorrei quasi scoparti, ma e non ti direi, come mai ho tutti questi dischi insieme? Perché sono andato a vedere il gruppo nuovo
loro. Formato da loro, il chitarrista loro e il bassista dei Carmask Was a Broker, che era un gruppo sempre di zona, e un nuovo cantante che si chiamano Black Canvas. E questo, diciamo, è il loro primo disco. Ancora più strani, meno marci forse. Ma genere ci si muove. Fantablet su... ci si muove sul. La voce è pulita ora. E dirai, vabbè, commerciale il cazzo. No, sono strani un botto. Voce ipereffettata, roba storta, atmosferica, quasi musica un po' horror, synth horror. Non è marcio, però se vi capita, visto che è un gruppo che ora è a giro, fa promozione e vende solo il vinile, perché del vinile poi c'è il digital download. A me mi va benissimo anche se solo il vinile, intanto io comunque gira dischi l'ho, quindi tanta roba. Anche chi volesse, comunque mi sembra l'ho pagato tipo 10 euro. Roba del genere. Faranno altri live prossimamente. Sono mini tour, perché ora fanno salto tra molto Toscana e Emilia Romagna, perché il batterista è anche batterista di un gruppo che non mi ricordo e quindi lo scriverò sotto il video. E fanno diversi live, merda, perché appunto. Cioè, è un gruppo che sta uscendo ora. E io ho piacere di fare pubblicità. Sì, ma comunque pubblicità è sempre ben accetta. Comunque. Veramente a me non sono marcissimi, quindi forse non piaceranno a tutti i fan del fanale di Leon. Però. No, vabbè, comunque ogni tanto anche un po' di cose. Se vi piace le cose che vi ho suggerito negli altri video, ascoltatevi anche. A me la mia curiosità, quindi sicuramente io me la andrò ad ascoltare, fatelo anche voi, perché comunque secondo me avere anche qualcosa di un po' diverso delle solite cose consigliamo, secondo me fa sempre bene. Comunque, questa puntata di Rotten Tips è giunta al termine, siamo stati più veloci del solito perché comunque volevamo fare una cosa abbastanza veloce, speriamo di non farla fra 100 anni, visto che comunque ci si vede anche spesso, e tutto un sacco, mi fa piacere comunque fare queste cose con te, che comunque... siamo fra gli unici, siamo la Shannon e qualche altro che ancora si appassiona al collezionismo, alla musica in generale, eccetera, eccetera. Quindi questo video giunge al termine, ragazzi, ricordatevi di iscrivervi a tutte le mie pagine di YouTube, Instagram. Facebook e Instagram, tutta la voce del fanale di White. Ci vediamo al prossimo video, sicuramente... sarà una rotta di interview, dovrò intervistare un gruppo molto molto interessante, molto molto marcio per certi, e chi sono? Certi lati, non lo posso dire ancora, segreto. No, lo so già perché l'ho contattati oggi, quindi ragazzi tenete d'occhio il canale perché comunque qualche cosa uscirà. Io Dario ti ringrazio per l'ennesima volta, tra l'altro anche noi siamo quasi addirittura d'arrivo per l'album nuovo dei Mestruofagi, siamo stati un po' lenti. Qualche mese ci sta. Siamo stati molto vagabondi, ma giustamente ognuno ha i suoi impegni, ci siamo dati una specie di scadenza, l'album sta prendendo piano piano forma, speriamo. Intanto vi suggerisco comunque di seguire la pagina Instagram. Sì, perché che già sto mettendo un po' di chicchi. Un po' di chicchi nelle nostre, qualcosa abbiamo già registrazioni. Prodotto. Pezzi, qualche pezzo nuovo, sì. Cose che se ci avete visto di recente avete anche sentito. Sì, qualche pezzo l'abbiamo anche già portato fuori. Ma seguitelo perché ogni tanto sto mettendo un po' di video. Sì, tanta tanta roba. Comunque ragazzi, ci vediamo alla prossima. Dal fanale di White e da Derete è tutto. Alla buon prossima. Marcio, ma alla prossima.